arriva in un territorio in cui purtroppo gli infortuni sul lavoro sono un triste primato. Assolutamente sì, continuano ad esserci infortuni, morti, anche oggi ce ne sono. Siamo di fronte ad una vera e propria strage. Quando ogni giorno muoiono almeno 3 persone sul lavoro, perché questa è la media, all'inizio di quest'anno sta anche peggiorando, vuol dire che siamo di fronte a una strage. I numeri parlano, se uno più di 1000 morti sul lavoro, vuol dire che negli ultimi 20 anni sono morte più di 20.000 persone, di questo stiamo parlando. Senza contare che ogni anno stanno aumentando gli infortuni, nel 2023 ci sono stati 500.000 infortuni sul lavoro, oppure ci sono stati più di 70.000 malattie professionali riconosciute, quindi si muore sul lavoro, ci si ammale, ci si infortuna sul lavoro. Ecco, credo che questo significa che va cambiato il modello con cui oggi si lavora. E il sistema dell'appalto, del subappalto, del sottappalto, della precarietà è quello che va combattuto, è proprio un modo di fare imprese, di fare e di lavorare che va assolutamente modificato, e noi ci battiamo per questo, e per farlo bisogna cambiare leggi, e stiamo dicendo che anche questo governo non sta cambiando nulla, anzi sta peggiorando, sta allargando la precarietà e non assume quei provvedimenti che sono necessari per affrontare questi temi. Beh, mi pare che il governo abbia fatto l'opposto, no? Non solo non vuole introdurre un salario orario minimo nel nostro paese, ma non ha messo neanche le risorse per rinnovare i contratti nel pubblico impiego che sono scaduti da più di 3 anni, e allo stesso tempo si è fatto votare una delega in Parlamento perché pensa addirittura di reintrodurre forme di gabbie salariali o mettere in discussione il ruolo stesso dei contratti nazionali di lavoro. Cioè siamo esattamente nella direzione opposta di quello che ci sarebbe bisogno, e noi stiamo chiedendo che venga fatta una legge sulla rappresentanza, perché i contratti devono essere validi quelli che sono firmati da sindacati rappresentativi e che i lavoratori hanno il diritto di poter votare e di dire che vanno bene. Tra l'altro il governo sta cercando di scegliere lui chi sono i sindacati con cui discutere. Quando vai ai tavoli di trattativa c'è una quantità di associazioni che non hanno alcuna rappresentanza e che sono lì perché chiamati dal governo. Non funziona così. Come i cittadini hanno diritto di votare per eleggere un governo, i lavoratori devono avere il diritto di votare per scegliere i loro sindacati. La democrazia è che i sindacati devono scegliere chi lavora, non il governo o le controparti che scelgono con chi gli conviene discutere. Ecco, credo che questo sia un tema che riguarda proprio i contenuti fondamentali della nostra democrazia e del valore anche della nostra Costituzione. Stiamo andando male perché si sta smantellando la sanità pubblica e si sta mettendo in discussione il diritto delle persone a avere il diritto fondamentale che è quello della cura. L'anno scorso, le do un dato, ci sono state 9 milioni di persone che hanno speso 1 miliardo per curarsi. Quindi siamo alla follia che i lavoratori dipendenti e i pensionati pagano ogni mese un contributo giusto per avere la sanità pubblica, ma i tagli che sono stati fatti in questi anni determinano che hai liste d'attesa infinita, che se non paghi non hai la visita, e questa cosa per noi non può più essere accettata, perché tra l'altro dietro a questo disegno c'è un disegno di privatizzazione del servizio pubblico, mentre qui bisogna fare investimenti, bisogna aumentare e fare assunzioni di medici, di infermieri, bisogna investire sul territorio, quindi è esattamente l'opposto di quello che stanno facendo. E come vi ho detto, una delle ragioni della mobilitazione, della manifestazione di Roma è proprio quella di dire che non siamo assolutamente disponibili ad accettare tutto questo. Tra l'altro vedo in queste ore che le stesse regioni, tutte, hanno posto il problema che non è più accettabile continuare sulla strada dei tagli alla sanità pubblica, e io mi auguro che oltre a lamentarsi scendano anche in piazza assieme a noi.